Liberi.tv incontra l'onorevole Giuseppe Giudice Andrea, consigliere regionale, in seguito al brutale assassinio del migrante Saco Soumaila avvenuto lo scorso 2 giugno. Credo che ieri si sia consumata una delle pagine più brutte del Consiglio regionale, almeno a mia memoria, non conservo nel triennio e mezzo di consigliatura e neanche per quanto riguarda la fase precedente, ricordo una giornata così. Noi abbiamo predisposto con il consigliere Mirabello, poi è stato firmato anche dal capogruppo del PD Silvio Romeo e anche da Gianni Nocera della sinistra, un ordine del giorno dove in buona sostanza chiedevamo l'impegno da parte del Presidente della Giunta e della Giunta affinché fatti di questo genere non si ripetessero più, quindi un invito alle forze dell'ordine, una stigmatizzazione dell'evento che al di là del luogo dove si è consumato, al di là della persona del colore della pelle, evoca, secondo quanto dice Macaluso, gli omicidi dei sindacalisti degli anni 50 che avvenivano in Calabria e in Sicilia. Noi abbiamo avuto una persona di 29 anni, sindacalista dell'USB, sì, un cittadino del Mali, ma regolarmente regolarizzato qua in Italia, che è stato attinto da un proiettile, pallettone di fucile in testa, con 11 colpi sparati da una persona di razza bianca, che è fuoriuscito da solo da una Fiat Panda, perché questo ci dicono. Il tutto all'interno di un capannone dismesso di una vecchia industria che è stata sequestrata dalla magistratura perché si pensa che in quell'industria ci siano anche rifiuti tossici. Erano lì queste persone, nel tentativo di trovare dei lamierati per poter allestire delle altre baracche per i 4.000 esseri umani che nella zona di San Calogero vivono in condizioni disumane, disumane, altro che tutte le ciance che sono state dette dal banco della destra. Ieri si è consumata una pagina brutta perché poi alla fine una maggioranza che è composta da 19, poi 18, poi 17 persone, poi 16, poi 15, non è riuscita ad avere il numero legale in aula. E questa è una cosa terribile perché c'era un componente della minoranza dall'altra parte dei banchi, l'onorevole Esposito, e l'onorevole Ciconte che ha abbandonato l'aula facendo venire meno la maggioranza anche per quanto riguarda questo emendamento su una proposta di legge sulle onoranze funebri e su questa vicenda di questo povero ragazzo. Io sono, diciamo, basito. Guardi, non è un fatto educativo. Io ho l'impressione che ci sia una vulgata di disagio reale, perché la percezione della diversità è sempre, dal punto di vista proprio umano, vista come un pericolo dell'esistente. Questa cosa però va affrontata perché la diversità è un valore, non è una difficoltà. Se questi migranti avessero tutti quanti la pelle bianca, gli occhi azzurri, fossero alti 1,80 m, io sono convinto che tutti quanti questi problemi non li avremmo. Fossero immigranti come li abbiamo avuti dall'Albania, dalla Croazia, dalla Jugoslavia, non ci sono stati questi problemi di razzismo e soprattutto di apartheid, perché è quello che si sta verificando anche nella nostra regione, che ha una tradizione d'accoglienza, diciamo, ma anche una brutta tradizione di uccisione di persone che avevano trovato accoglienza in questa regione. Se penso ai Valdesi nel 1561, anche quelli sono episodi negativissimi. La Calabria farà proprio il modello Riace? Allora, noi abbiamo delle esperienze felici, non è soltanto Mimmo Lucano e Riace, io penso all'Acqua Formosa e a Giovanni Manocci, che è su un altro tipo di modello molto simile a quello di Riace, approfittando della normativa europea, quella degli SPRAR, ha realizzato un sistema d'accoglienza rivitalizzando un centro che era assolutamente abbandonato dai suoi cittadini. Gli acquaformosiani reali, cittadini reali, erano emigrati quasi tutti o a valle o verso l'estero. Questi cittadini provenienti da altre parti del mondo, di altre parti del mondo in difficoltà, hanno rivitalizzato quel posto permettendo per esempio che non si chiudessero più i generi alimentari, le scuole, consentendo agli insegnanti del posto di poter continuare a fare scuola e non essere trasferiti altrove. Il comune non è dovuto chiudere. Gli abitanti sono di colori diversi, ma
viva Dio, come siamo abituati a vedere per secoli in questa regione. Io sono alto 1,88 m, ma ho la pelle olivastra di Annibale. Non mi vergogno del fatto di essere sicuramente il frutto di una serie di esperimenti genetici della natura tra popolazioni differenti. Quindi, perché no? Il problema è un altro, è che ieri in consiglio ho sentito evocare da alcuni consiglieri Mussolini come esempio positivo di civilizzazione dell'Africa, dimenticando quello che noi abbiamo fatto, i massacri che sono stati fatti nei confronti della popolazione civile inerme. Come italiani abbiamo dovuto pagare uno scotto di spese e di rimborsi enorme alla Libia e agli altri paesi che eravamo stati lì a tentare di dominare, una follia che ha decretato poi la fine dell'impero di Mussolini. C'è stata apologia di fascismo e c'è stata da parte dei banchi della maggioranza un'opposizione a questa porcheria. Avrei preferito che ci fosse un'ufficializzazione di questo, una verbalizzazione di quello che si è detto, o meglio, la verbalizzazione sicuramente c'è stata. Verificheremo se sono stati commessi reati. Nei reati d'opinione poi finiamo per farli diventare vittime, questi signori. Ogni tanto i fascisti ricacciano la testa dai tombini, bisogna rimandarli da dove ritornano. Va bene.